Buonasera a Buonasera, tutti. buonasera a Buonasera. tutti, amici di Buonasera. AFE World. Oggi non potevamo perderci questa giornata mondiale della Terra, se non per andare a toccare un argomento molto caro a tutti. E oggi abbiamo qua come nostro ospite il dottor Loduca, acquacoltore ittiopatologo. Buonasera. Quindi intanto Nicola ti ringrazio di essere qua con noi e di condividere la tua esperienza insieme a tutti noi, a tutto lo staff e anche agli amici di Reef World. Con gran Grazie, piacere. buonasera. Buonasera. Quindi, argomento ostico direi, però molto importante, e è giusto dare la relativa e sottolineare l'importanza del nostro ecosistema pianeta Terra. Purtroppo oggigiorno stiamo vivendo e lo vediamo, diciamo, quasi quotidianamente quali sono gli effetti catastrofici che l'uomo sta rendendo purtroppo al pianeta, al nostro pianeta. Quindi, Nicola, ti giro subito la prima domanda. Se puoi, per cortesia, renderci partecipi di quali sono le condizioni attuali degli ecosistemi marini in particolar modo. Però se vuoi anche allargare il discorso, ben venga. Allora, grazie Marco, intanto grazie a tutti i ragazzi. L'argomento, come hai ben detto, è abbastanza ostico. Io ora non voglio portarvi amarezze inutili a tutti gli acquariofili, anche perché vorrei che il succo di questo discorso fosse comunque un barlume di speranza. Ora, prima magari di parlare degli ecosistemi marini e delle barriere, potremmo anche anticipare un poco lo stato attuale delle cose. Noi siamo in un momento abbastanza amaro, diciamo per utilizzare un eufemismo, in cui comunque l'innalzamento della temperatura, l'acidificazione degli oceani ha raggiunto già dei livelli abbastanza drammatici e che portano a pensare i vari ricercatori, CCP, comunque i vari ricercatori, che la situazione non possa altro che peggiorare, soprattutto visto che abbiamo superato, diciamo, quel punto di non ritorno in cui anche correggendo le nostre abitudini, la nostra impronta ecologica, riducendo le emissioni di CO2 e gas a effetto serra, comunque crediamo fortemente che la soglia del grado e mezzo, anche dei 2 gradi, sarà superata a breve. Ora, c'è un concetto che volevo dirvi, molti di voi lo conosceranno sicuramente, che è quello dell'Overshooting Day. Il giorno in cui noi simbolicamente, una data simbolica, in cui noi abbiamo esaurito tutte le risorse che il pianeta Terra può fornirci nell'arco dell'anno. Questo giorno nel 2000 era fissato intorno al 20 settembre. Oggi nel 2022 siamo al 13 maggio. Quindi noi al 13 maggio di quest'anno abbiamo esaurito tutte le risorse che il pianeta poteva fornirci e stiamo già grattando per il resto dell'anno su risorse che il pianeta non riuscirà a fornirci, comunque siamo oltre l'ecosostenibilità. Ora, gli ecosistemi in generale, globali, hanno subito le attività antropiche, questo innalzamento della temperatura, l'aumento dei gas serra, ma in particolare gli ecosistemi marini, acquatici, ma marini in particolare, sono in prima linea. Il turbamento che subiscono da questo innalzamento del grado, da questo abbassamento di pH, delle attività antropiche, l'inquinamento e tutto è spaventoso rispetto agli ecosistemi terrestri. Ricordiamo così un poco a tutti che l'oceano assorbe, cioè, un quarto della CO2 prodotta a livello globale. Quindi questa CO2, come ben sapete, in ambito acquariofilo, acidifica l'acqua, causa la nostra stessa presenza, causa un'eutrofizzazione dei sistemi. Cioè, c'è poco da fare. I mari, gli oceani sono più acidi, il pH si abbassa, i coralli hanno difficoltà a calcificare, la temperatura si alza. Questi sono organismi che sono stati abituati da milioni di anni a sopravvivere, vivere e proliferare in condizioni estremamente stabili. I cambiamenti climatici loro se li beccano in pieno. Ora, entro il 2050 si stima che avremo in mare più plastica che pesce. Vi posso già dire che la situazione è decisamente... Ecco, fa fantastico. Questa
questa immagine un poco riassume il tutto, un bellissimo mare ricoperto, questo è un trash vortex nel Pacifico, un vortice di plastica, ovviamente tutta prodotta da noi, specie umana, fantastici, che gira nel Pacifico di dimensioni abbastanza spaventose, si parla di una stima tra i 5 e i 10 milioni di chilometri, quindi la superficie più o meno degli Stati Uniti, e che causa infiniti problemi, non ve li starò a descrivere ora. Comunque la situazione attuale è questa. La situazione attuale è questa e purtroppo anche nel Mare Nostrum, anche nel Mediterraneo, la situazione è abbastanza drammatica, avrete tutti sentito parlare delle microplastiche che finiscono nella nostra alimentazione da infinite fonti. Nel Mediterraneo siamo a intorno ai 2 milioni di particelle per metro quadro, quindi è una roba spaventosa, 2 milioni di particelle di microplastiche per metro quadro, quindi di superficie, per metro... questo ve lo dico solamente per farvi un incipit, è una roba un poco amara e non voglio portarvi amarezze questa sera, però purtroppo dobbiamo un poco aprire gli occhi verso quello che sta succedendo. I ricercatori ci avvertono da una quarantina di anni, noi presenti in questa live, gli spettatori che ci guardano, ma ognuno ha la sua, seppur piccolissima responsabilità. Marco, perdonami, volevi dire qualcosa? No, è fondamentale, diciamo, acquisire la conoscenza, no? In modo che nel nostro piccolo possiamo contribuire e rendere grande la cosa. Perfetto, perfetto, è proprio per questo che ve ne parlavo. Anche perché le microplastiche poi entrano nel ciclo vitale di tutta la catena alimentare, quindi alla fine, diciamo, siamo noi che causiamo il problema, ma ne riceviamo anche gli effetti. Sì, perfetto, perfetto, impeccabile. L'accumulo di metalli pesanti nei pesci, esattamente. Siamo noi che causiamo il problema, poi lo subiamo. Solo che purtroppo è la storia della rana dentro la pentola di acqua calda. L'acqua si riscalda piano piano, noi non ci accorgiamo che brucia. Il film Don't Look Up, di cui ho parlato con Alberto, leviamogli il meteorite, mettiamogli l'ecosistema. Ovviamente non si poteva fare un film così amaro su questioni realistiche, ci abbiamo messo un bel meteorite, ma leviamogli il meteorite, mettiamogli gli ecosistemi globali. La situazione è quella, siamo proprio a un passo dal burrone e con difficoltà non possiamo più tornare indietro, allora dobbiamo correggere, ed è questa comunque la cosa drammatica. Siamo arrivati a un punto in cui bisogna correggere, non è più un'azione preventiva, è un'azione correttiva. Le azioni correttive, gli esseri umani non è che sono veramente bravissimi a fare questo. Comunque, non voglio troppo dilungarmi prima che mi arrivino calci. Comunque, dal 1950, quindi dall'inizio dell'industrializzazione, fino ad adesso si stima che abbiamo perso intorno al 50% delle barriere coralline. È una roba spaventosa. In tutto il globo stiamo osservando dei fenomeni di bleaching ogni anno sempre più frequenti. I primi si parlava di un intervallo tra i vari episodi di bleaching che possono portare al 90% di mortalità delle specie. Quindi nei primi anni si parlava di coralli, nei primi anni si parlava di bleaching ogni 10, 12, 14 anni, e gli intervalli si sono ristretti sempre di più. Morale della favola, sì. Definisci bleaching? Bleaching, sbiancamento dei coralli. Praticamente i coralli sono stressati in natura per infinite ragioni, ma per l'innalzamento della temperatura, acidificazione degli oceani, le attività antropiche, l'inquinamento e quant'altro. I coralli sono stressati, espellono i dinoflagellati simbionti, quindi le zooxantelle che possiedono, che hanno quel... Vabbè, lo sapete, siamo tutti acquariofili marina di barriera, quindi più o meno lo sappiamo. Quindi espellono i dinoflagellati che gli servono per coprire la parte di metabolismo autotrofo, si ritrovano in difficoltà, non riescono più a nutrirsi, non riescono più a calcificare e muoiono. Morale della favola, dovuti alle onde di calore principalmente, quello l'evento scatenante, ma comunque l'animale è in difficoltà magari da diversi anni, a diverso tempo, per appunto generalmente cause antropiche, espellono le zooxantelle, muoiono tutti, la barriera sbianca, un anno si ricopre di alghe, un altro anno finisce tutto come sabbia. Ora, la Great Australian Barrier, nell'ultimo evento di bleaching spaventoso che c'è stato, il più grosso, anche se nel 2019 ce n'è stato uno anche estremamente forte, in quello del 2016-2017 abbiamo perso il 50% della grande barriera australiana, che è una superficie che, dico, si aggira intorno alle dimensioni dell'Italia,
quindi è una roba spaventosa. Abbiamo perso una quantità di animali incredibile. E sì, ok, c'è una capacità di rigenerazione, comunque un organismo, tra virgolette, che si autocorregge, ma le capacità sono limitate, non si può andare incontro a un innalzamento di 2 gradi della temperatura quando sono organismi che hanno vissuto per milioni e milioni di anni con delle condizioni estremamente stabili. Non sono come noi organismi terrestri che viviamo delle fluttuazioni termiche, di irraggiamento, di fluttuazioni molto più ampie quanto nei mari, in cui cioè, i parametri rimangono più o meno sempre quelli, estremamente stabili. Da qui la difficoltà in acquario a fare tenere sti coralli, perché cioè, la cosa più importante è la stabilità, non esagerare anche una percentuale microscopica, si parla di parti per milione di un metallo pesante, ci può fare saltare la vasca. Ora, come ci salta a noi la vasca perché abbiamo un profumatore d'ambiente in casa, perché un prodotto ci ha buttato dentro dei metalli pesanti, quando a mare si sversa un paio di tonnellate di mercurio su un cargo che lo sta portando, cioè è normale che comunque le capacità di assorbimento, di autocorrezione di questo immenso ecosistema siano limitate. Dagli anni 50 fino ad oggi sono passati 70 anni, all'epoca dell'industrializzazione abbiamo buttato a mare una quantità di roba abbacinante. Nel frattempo quello si assorbiva, la CO2 che producevamo, ne abbiamo prodotta svariati milioni di tonnellate, il pH scende in un acquario, ci sono contaminanti, metalli pesanti, salta. Quindi morale della favola, sta saltando questo grosso acquario. E siamo in un momento in cui è difficile tornare indietro. Oggi le soluzioni devono essere prese guardando verso il futuro, ma in maniera abbastanza cinica, pragmatica, nel senso io sono a supporto tutte le soluzioni di reintroduzione di specie nelle zone di origine, di riproduzione di coralli in cattività per poi reintrodurli, di selezione genetica di ceppi resistenti piuttosto che di coralli, anche semplicemente il microbioma o piuttosto i dinoflagellati. Dinoflagellati simbionti, però dobbiamo guardarci in faccia, cioè se ne continuiamo a fare peggiorare la situazione, cioè possiamo stare e correggere quanto vogliamo, modificando e selezionando coralli resistenti, ma Ma scusami, ma questa perdita del 50% della barriera corallina australiana, in che tempi si è, cioè in quanto l'abbiamo persa? Cioè da quando è infatti successo? spaventosamente, in una maniera incredibilmente rapida. È come un RTN in acquario, rapid tissue necrosis, cioè là si muore, cioè una colonia sbianca dal giorno al giorno dopo, e questo 50% l'abbiamo perso. Oggi, se vedete non so come si chiama il coso di Google, quel simbolino di Google, si vede esattamente tra uno di questi lo sbiancamento della barriera australiana, la grande barriera australiana, nell'arco di 3 mesi. Nell'arco di 3 mesi abbiamo perso tutto. Tutto. Quindi ci sono stati due eventi grossissimi di bleaching, uno 2016, uno 2017. Il primo ha massacrato tutto, il secondo, come l'onda dopo il terremoto, è andato e ha pulito quello che era rimasto. Cioè, Ci praticamente voleva un bel cambio d'acqua in quel caso. ci sarebbe voluto un bel cambio d'acqua. Purtroppo non siamo ancora in grado di modificare così bene l'ambiente che ci circonda. Quindi diciamo che la situazione è questa, per rispondere alla vostra domanda. Siamo nella cacca fino al collo. Io lo dico sorridendo, ma perché è un discorso amaro e mi rendo conto che noi acquariofili, cioè, lo risentiamo particolarmente, ci fa particolarmente male, perché un poco ci sentiamo anche responsabili, anche se poi non è veramente il caso. Boh, spero di aver risposto. Fermatemi perché inizio a divagare. No, no, Nicola. adesso bene il concetto. Vai, Nicola. Nico. Allora, ciao Nicola, buonasera innanzitutto. Ti ringrazio della tua opportunità che ci hai dato. Volevo chiederti, per quanto riguarda a livello ecologico, no? E a livello di biodiversità, l'importanza dell'ecosistema di barriera. Se ci puoi dire che la sua importanza per queste due componenti. Ok, il fatto è questo. Questa foto proprio indica in maniera, cioè, è ben scelta. Allora,
Gli ecosistemi di barriera cioè possiedono all'interno di loro il 30% più o meno circa della biodiversità presente nel mare. Nel senso, un pesce su quattro, una specie di pesce su quattro di organismo legato alle barriere vive, prolifera, si riproduce o ha in una qualche fase della sua vita uno strettissimo legame proprio con le barriere coralline. Ora, il problema di questo, di questi bleaching, di questa devastazione, di queste ondate di estinzione, non chiamiamole proprio estinzioni globali, comunque di queste ondate di morie enormi, è che trascinano con sé il 30%, cioè il 30%, cioè un animale su 4, un animale su 5, un animale su 3, comunque il 30% degli organismi se li trascinano dietro, nel senso, il Dascillo, Siboma centri, ok? Sappiamo benissimo che le crisittere, tutti questi organismi, questi piccoli pesciolini di barriera, vanno a fare le uova nei rami dei coralli. Ora, quando muoiono, sbiancano le colonie in una superficie immensa, cioè tutta la biodiversità che dipende da questo anello, viene a mancare, cade. Quindi il problema, purtroppo, non è esclusivamente legato allo sbiancamento dei coralli in sé, perché anche perché non sbiancano tutti. Cioè, qua si parla comunque di acropore, che formatrici di barriera, ci sono un'infinità di coralli, ci sono un'infinità di coralli, cioè, lo sapete benissimo, zooxantellati, saxantellati, c'è cioè un mondo, molli, LPS, c'è cioè di tutto. Ora, il problema non è tanto lo sbiancamento degli SPS, ma quanto il fatto che sbiancando loro è un anello di una catena che si rompe e che trascina insieme tutti gli altri. Quindi perdiamo il corallo, perdiamo il pesce, l'altro pesce, il verme, piuttosto che l'echinoderma, l'ufiuride. Cioè, fiuride non è un termine corretto, è sempre un echinoderma, perdonatemi. Comunque perdiamo una quantità di biodiversità, una quantità di animali, allo stesso tempo spaventosa. E questo cane che si morde la coda, questo anello di una catena che si rompe, che fa rompere tutti gli altri, che li fa finire in mare, fa sì che il danno ecologico effettivo sia di molto superiore a un semplice sbiancamento, perché un semplice sbiancamento, cioè di per sé, cinicamente si potrebbe dire: vabbè, sono morti i coralli, pazienza, nel mare c'è tanto, io i coralli non me li mangio. Una persona che non è nel nostro ambito, uno dice: i coralli mica si mangiano, a me il tonno mi interessa, bello filetto di tonno. Tutti questi organismi dipendono in un modo o nell'altro da questi ecosistemi, i mangrovieti. Le barriere sono comunque nursery di animali, sono animali che hanno spendono alcuni anche il 100% della loro esistenza lì dentro, ma molti una fase molto importante, quindi fasi larvali, fasi giovanili, che hanno bisogno di trovare il rifugio dei rami delle acropore. Se questi rami sono ricoperti da alghe e ci passano sopra predatori, questi poveri pesci, dove le fanno le uova? Le larve, dove si sviluppano? Quindi, guarda, la favola, cioè, purtroppo è la biodiversità che accompagna questi ecosistemi il problema, la perdita di quella biodiversità, cioè, impatterà un giorno sulla pesca, sulle comunità locali, piuttosto che sull'economia in generale, in infiniti frangenti diversi. Perdonate, mi sono dilungato come No, sempre. no, ma Va è molto benissimo. interessante, però io quello che volevo anche capire, in mezzo a tutto questo disastro, gli stati, le nazioni, che cosa stanno cercando di fare? Stanno supportando i ricercatori per dare una mano a migliorare, a fare qualcosa? Ci sono delle proposte concrete in tutto ciò? La cosa buona è che comunque un segnale positivo è stato dato, nel senso i ricercatori da tanto tempo, da tantissimo tempo, hanno questa slide in particolare parla della, vabbè, Vabbè, allora ve la dico dopo. I ricercatori da, me era non sfuggito a me. ti preoccupare, Piccola anteprima. sì, comunque ci sono dei segni positivi. Le nazioni si sono rese conto, i ricercatori, è tanti anni che ci avvertono, le nazioni comunque hanno capito, più magari legato, diciamo, a una questione economica, come sempre, piuttosto che ecologica, ma l'importante è l'obiettivo. E purtroppo, per fortuna, ci sono già delle possibilità, nel senso c'è molta ricerca che va in quella direzione, ci sono molte realtà che si occupano di cercare di fare la loro parte per
mitigare i danni di questa cosa, però in sostanza, diciamo, le cose grosse che stanno a monte, quello che potrebbe veramente cambiare sarebbero le riduzioni di CO2 e gas a effetto serra, in primis CO2 e metano, la fissazione di CO2 e infiniti altri processi che però rientrano nell'ambito della geoingegneria. E da qua l'immagine. Quindi le nazioni stanno, diciamo, valutando seriamente oggi, il che è abbastanza drammatico, l'impiego della geoingegneria per cercare di mitigare le condizioni climatiche. Ora, Loredana prima ha messo una slide sulla geoingegneria, ecco. Perfetto. Questa slide che vedete ora, 10 anni fa, sarebbe stato complottismo. Sarebbe stato proprio complottismo spicciolo. Però, morale della favola, in questi 10 anni, comunque 10-15 anni, è stato accettato più o meno da tutti, cioè si sono un po' arresi, gli è caduta la maschera a chi lo sapeva, si sono arresi di fronte all'evidenza e ormai la geoingegneria inizia a essere una delle soluzioni che gli stati stanno valutando, le nazioni stanno valutando. In questo stesso momento, oggi, la geoingegneria è già applicata. Alcuni concetti, alcune tecniche, alcune tecnologie non sono ad oggi né pronte per essere applicate, neanche qui, come vedete dalla slide, aerosol di sostanze per riflettere l'irradiamento solare. Questo lo stiamo già facendo. Seminazione di nuvole. Questo l'abbiamo fatto nell'operazione Popeye in Vietnam. L'abbiamo fatto, intendo, come specie umana, non noi personalmente Italia, l'hanno fatto gli americani. Però loro, per ridurre, per impedire il trasporto dei mezzi, dei cingolati dal Vietnam del Nord fino in Laos, hanno prolungato la stagione monsonica per forse 2 anni, creando danni incredibili, in maniera molto amatoriale, aprendo il portellone dell'aereo e seminando le nuvole con solfuri di argento, solfuri, microparticelle, varie cose. Questa è una cosa che funziona e si utilizza. L'hanno fatta a Dubai l'anno scorso. Se vi cercate su internet, su Google, Dubai, droni, inseminazione geoingegneria, vi trovate l'articolo che dice: a Dubai l'anno scorso ci hanno provato, lo facevano già, hanno un po' esagerato, ci sono stati danni incredibili, quindi allagamenti, inondazioni. Quindi in quest'epoca stiamo considerando già la geoingegneria per cercare di tornare indietro, non ce la faremo a tornare indietro, ma di correggere una situazione. Ma la geoingegneria è già un'azione correttiva, non preventiva. Le azioni preventive, purtroppo, abbiamo già superato la fase in cui le azioni preventive potrebbero effettivamente cambiare le cose. La soglia del grado l'abbiamo superata, la soglia del grado e mezzo ci siamo quasi, il grado e mezzo di innalzamento di temperatura negli oceani. Alla soglia dei 2 gradi si stima una perdita tra il 78 e il 95% delle specie, degli ecosistemi di barriera. Quindi spaventoso, si parla di un'estinzione di massa. E ci siamo, ragazzi, si parla di un'altra 20 anni, stiamo arrivando. Ora, in questo momento, onestamente, io non sono per le azioni umane. Ne parlavo l'altra sera con Alberto, delle azioni umane, del provare di modificare un errore che abbiamo fatto. Abbiamo fatto in Australia, abbiamo inserito i conigli per sbaglio, gli abbiamo inserito i gatti. Hanno fatto i gatti e le volpi, hanno fatto più danni dei conigli, si sono mangiati un sacco di animali e i conigli li hanno lasciati. Abbiamo inserito una malattia per sterminare i conigli che alla fine i conigli sono diventati resistenti, ne ha ammazzati una serie, ma la malattia ha fatto infiniti danni. In Canada, tolleranza zero verso gli incendi, stavamo per far estinguere un aghifoglio. Perché? Perché dovevamo spegnere per forza gli incendi. Quindi le azioni dell'uomo verso il clima, cioè le modificazioni ambientali, l'uomo quando agisce su queste cose agisce come un bambino appena nato che gioca con i giocattoli, non sa bene cosa sta facendo. Quindi è pericoloso. E oltretutto, siamo coscienti che oggi, in questo momento, ve lo sto dicendo, ma se andate a cercare su Google, ormai lo trovate. 10 anni fa era difficile trovarlo, ma oggi si trova tutto. Documentari che ne parlano, descrizioni delle tecniche, tutto. Cioè, siamo in una fase in cui stiamo realmente considerando di farlo, lo stiamo già facendo, ma chi ce l'ha in mano il termostato? Perché le nazioni, cioè non siamo ora in uno stato di mondializzazione in cui c'è una sola nazione, una sola lingua, una sola religione, una sola moneta, una sola economia. Siamo tutti divisi, quindi tutti divisi, ognuno muove il termostato verso il senso verso cui lo vuole muovere. Quindi la Russia vuole passare da nord per non passare allo stretto di Suez, vogliono che si sciolgano i ghiacci a nord. La Cina vuole che aumentino le piogge nelle zone agricole e che diminuiscono in quelle industriali.
l'Europa vuole che si riducano gli impatti di cicloni, il Medicane che abbiamo visto, Medicane, scusate, Medicane all'italiana, che abbiamo visto negli ultimi 10 anni. Cioè, io da bambino, onestamente, tornati, uragani, non ne avevo mai visti, ma in Sicilia ora, a settembre, è abbastanza la norma vederli. Cioè, passare così e spazzare via tutto. Ok, non siamo ancora arrivati ai livelli americani, ma aspettiamo un altro poco, un'altra 15ina di anni e ci siamo. Quindi la geoingegneria non la vedo, onestamente, come una soluzione, perdonatemi, come una soluzione seria. La vedo semplicemente come una correzione e che, se non è supportata da studi estremamente solidi, rischia soltanto di peggiorare le cose. Quindi sì, ci sono delle soluzioni intraprese dalle nazioni, però tra le diverse soluzioni, onestamente, cioè io supporto quelle di reintroduzione, di tutela, la creazione di oasi, di zone di divieti di pesca, selezione di coralli, però non effettivamente le modificazioni climatiche. Si parlava, scusatemi, e poi la smetto, si parla di fertilizzare gli oceani, quindi di buttare del ferro legato, come sapete bene il ferro una volta che lo butti in acqua, cioè o ha un legante, Marco questo lo sa benissimo, o lo butti in acqua con un legante, oppure ciao ciao ferro, quindi riempire l'acqua di EDTA e DDHA, ferro, per fare proliferare le alghe, ridurre l'irraggiamento solare, e fare assorbire CO2, ma sta CO2 che assorbe, poi finisce nell'oceano. Quindi acidifica, i coralli muoiono se acidifica. Siamo già arrivati a 7,9 di pH, a 7,4 è la fine di tutto. Eravamo a 8,3, siamo a 7,9. Che a 7,4 rimangono 4 specie. In Nuova Caledonia hanno fatto gli esperimenti, ma si tratta di 4 specie. Ok, cosa facciamo? Gli buttiamo dentro l'acqua, negli oceani. Gli buttiamo negli oceani dei materiali calcarei per bilanciare l'acidificazione dovuta alla fertilizzazione delle microalghe. Io credo che in questo momento non abbiamo né le competenze scientifiche, né tecniche, né tecnologiche per fare una cosa del genere. Eppure stiamo iniziando a farlo. Quindi io vorrei evitare questa strada. Più avanti magari parliamo di altre soluzioni. Quindi la bioingegneria in questo caso sta facendo più danni che vantaggi? Più che altro hanno in mano tutti il termostato, e fin quando non ci saranno delle regolazioni internazionali stabilite, ma come facciamo? Siamo in un periodo di insicurezza totale, non sappiamo cosa succede domani. Cioè, voi che noi che viviamo in questo presente, magari qualcuno che vedrà questa live tra 2 anni non si renderà conto di perché sto dicendo questo, ma siamo in un momento in cui veramente, cioè, non sappiamo domani, il domani di cosa sarà fatto. Come facciamo a metterli tutti d'accordo? Quelli vogliono passare da sopra, gli altri vogliono passare da sotto, quelli vogliono bagnare di più, vogliono fare piovere, quelli non vogliono fare piovere, e ognuno gira il termostato come lo vuole. E quindi no, io onestamente, cioè, finché non ci saranno delle regolamentazioni strette, non ci saranno abbastanza studi, ma non lo vedo come una cosa che... Cioè, onestamente è brutto da dire, ma spero di non vederlo, anche se ho l'impressione che lo vedrò, l'impiego di queste tecnologie. Infatti, come conferma che dicevi prima dell'Australia, che abbiamo fatto solo danni per correggere delle cose, abbiamo fatto solo danni, l'esempio lampante è Chernobyl, che dopo 40 anni dall'esplosione del reattore nucleare, che siamo, perché ci mettiamo in mezzo anche noi, siamo tutti scappati da lì. Ad oggi Chernobyl ha una biodiversità di animali che non ha mai avuto nella storia, e quindi non è stato il nucleare a rompere, a uccidere, eravamo noi che eravamo in più in quel punto lì, in quel posto, noi eravamo in più, e loro adesso si sono adattati e non ci sono conigli con 3 occhi. Perché c'è stata una biodiversità che veramente non hanno mai raggiunto in tanti anni di storia. Infatti ci sono articoli anche su questo. Sì. Ma non solo, se tu vedi anche il discorso del coronavirus, quando c'è stato l'insediamento degli animali nelle città, quando c'era la possibilità, scusami se ti ho interrotto magari Nicola. No, magari assolutamente, anzi. Anche quello. Già vedere degli animali che andavano in giro per le città come liberi, felici di girare per le città, e noi eravamo confinati, lì si è vista la diversità di quello che si voleva fare. Noi siamo parte del problema, ha ragione. Sì, sì,
Sì, purtroppo sì, siamo Sì, noi. perché noi mettiamo il cartello nelle strade, attenzione attraversamento animali, ma non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa casa sua, perché Sì, ecco. è così, è inutile che ci giriamo intorno. Ci fai la strada che attraversa il bosco e sei tu che sei andato a casa sua. Ecco. Quindi in qualche maniera noi siamo di troppo. Ma a proposito di questo, ma noi come comuni mortali che abbiamo un acquario in casa, abbiamo qualche responsabilità? Possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo per aiutare, per credere in qualcosa di diverso, per sperare che qualcosa possa cambiare, magari non per noi, ma tra un paio di generazioni? Sì, guarda, la storia è amara e dolce allo stesso tempo. Ora, Loredana prima ha messo la foto del Caudarni, lo conoscete tutti questo, Pterapo con Caudarni, il cardinale delle bagaglie. Questo è un po' un esempio. Allora, non saremo noi acquariofili che stiamo distruggendo il mare, e in realtà noi acquariofili siamo quelli che possiamo salvarlo. Passatemi questa frase fatta, diciamo. Ora, il nostro impatto sul mare è veramente minimo, ma ora ve lo dico, ora vi faccio amareggiare. Il nostro impatto sul mare è veramente minimo. Però questo non vuol dire che sia nullo, assolutamente no. Il cardinale delle bagaglie è esattamente l'esempio lampante di quello che è successo. Il cardinale delle bagaglie, Pterapo con Caderni, era un pesce che viveva in un arcipelago fatto da, non so, perdonatemi, ma non riesco a tenere anche questi dati, una decina di isole in Indonesia. Endemico della zona, non presente da nessun'altra parte, estremamente ricercato dal mercato acquariofilo dagli anni 60. Pesce meraviglioso, lo scalare dell'acqua salata, il pesce cardinale, una volta era di moda, diciamo. Ora, per soli scopi acquariofili, noi abbiamo portato questo pesce ai limiti dell'estinzione. Essendo un pesce endemico che cresceva comunque e proliferava solo in quel piccolo arcipelago di isole, noi prelevando indiscriminatamente, senza guardare quanti ne stiamo prelevando, la popolazione naturale è ancora forte, stabile e in ripresa, o siamo nell'overshoot day, non ce la fanno più a starci dietro a quanti noi ne prendiamo. Lo abbiamo massacrato. Tant'è vero che negli ultimi, non so, 2 o 3 anni è stato finalmente inserito, ma dopo un decennio di manifestazioni delle associazioni animaliste. Un altro argomento non ne parliamo. Comunque, dopo decenni di manifestazioni di questo pesce se ne sta andando, finalmente è stato inserito in IUCN, specie minacciata di estinzione. Ora, se voi andate su Fishbase e vi guardate Pterapo con Caderni, Fishbase vi dà la mappa di dove è presente il Pterapo con Caderni. Ci sono i 4 punti sulle 4 isolette dell'arcipelago dove è rimasto e un punto in Europa. Questo è duplice, cioè indica due cose. Noi allo stesso tempo siamo la causa del problema, ma possiamo essere anche la soluzione. Perché era presente anche in Europa? Perché i progetti di riproduzione artificiale di questo pesce, fortunatamente, grazie anche al suo metabolismo, alle sue caratteristiche, sono stati semplici e sono stati intrapresi tanti anni fa. Quindi questo pesce, comunque, seppur la popolazione in natura è arrivata a 600.000 esemplari, roba miserabile, cioè siamo per un pesce miserabile, siamo all'orlo dell'estinzione. In cattività comunque la popolazione era florida, cioè veniva riprodotto, presente in tutti gli acquari pubblici, negli acquari dei privati, un po' ovunque. Comunque siamo in parte la causa del problema e la soluzione. Quindi a questo punto, rendendosi conto che comunque gli acquariofili, acquario marino di barriera, sono le persone che sono più sensibili all'argomento. Voi tutti, come anche me, come tutti quanti, cioè, siamo coscienti di avere qualcosa di preziosissimo in mano. Cioè, amiamo i nostri pesci, amiamo i nostri coralli. Quanto stiamo male quando ci salta una vasca, quando ci muore un pesce? Siamo malissimo, malissimo, ci siamo affezionati in quel pesce. Quando torniamo a casa, ci mettiamo davanti quella vasca, la guardiamo e ci perdiamo in un cubo di vetro, ci perdiamo in quell'ecosistema a vedere i vermetti, a vedere i pesci. Quindi, comunque, cioè, le persone più sensibili al problema siamo proprio noi, e allo stesso tempo siamo proprio noi acquariofili, tra virgolette, gli unici che possono realmente fare qualcosa per tutelare queste specie. I ricercatori che stanno a fare esperimenti sulle riproduzioni dei pesci in giro per il mondo, marine tropicali, quelli sono acquariofili. Cioè,
E chi sta a selezionare il genoma dell'SPS più resistente o con la composizione algale di simbionti più resistente? Sono sempre acquariofili. Quindi, seppur il problema, il grosso del problema, no, non il grosso, comunque parte del problema siamo anche noi, possiamo essere parte della soluzione. Ora tutto sta nel fare un'acquariofilia ecocompatibile. Lo so che è un termine mainstream, però cosa si intende? Un'acquariofilia responsabile. Quando ci trovate, avete presente tutti voi il Platax, quando è piccolo, coloratissimo, sembra una foglia, nero e arancione, meraviglioso, il pesce pipistrello, meraviglioso, wow, ma che cos'è questa bomba? Come ha fatto la natura a creare questa meraviglia? La voglio in acquario. Cioè, quella è un padellone da 60 centimetri, grigio, che deve stare in milioni di metri cubi d'acqua. Noi lo prendiamo piccolo così, ce lo troviamo in negozio, uno non si è informato abbastanza, ed è qui uno dei nostri problemi, non si è informato abbastanza, se lo mette in vasca, quando gli diventa una roba grigia così, si inizia a preoccupare, ma perché sta perdendo i suoi bei corolli per prendere un grigio smorto da orata? Forse è un po' troppo grosso, inizia a non riuscire a girare più in vasca. Quindi il labride coloratissimo piccolo così, che poi diventa una svergola da 60 centimetri che si mangia, gamberi, molluschi, ricci, stelle, coralli, tutte cose. Ma noi abbiamo preso piccolo perché siamo stati superficiali, passatemelo, l'abbiamo preso per un colpo di testa, l'abbiamo messo dentro, ci è piaciuto, ci siamo innamorati, non abbiamo riflettuto, non abbiamo studiato. Quindi già quello, evitare di comprare questi pesci quando siamo in negozio. Però l'abbiamo trovato, c'è un problema alla fonte. Esatto, però lo sai che cosa, Alberto? Io sono perfettamente d'accordo con te. Secondo me è come dire, chi è il privato che sbaglia quando non ricicla la plastica, quella bottiglietta che gli è caduta, sì, o l'industria che fabbrica milioni di tonnellate di plastica? Cioè, magari ognuno ha la sua parte. Se io non vado a prenderlo, tu non lo porti più in negozio perché te lo tieni lì, e quindi inizia una catena. Perfetto. E allo stesso tempo, come hai detto tu, anche gli importatori. Ed è vero che nel nostro ambito, cioè, c'è di tutto, signori, c'è di tutto. Ora, non siamo qua per creare zizzania, ma c'è di tutto. C'è gente che importa animali che sa benissimo che moriranno. Ora, se è fatto per ignoranza, io ancora lo posso capire, ok, non ti sei informato, informati la prossima volta, stai attento. Un privato te lo dice, sai, quel pesce, quell'animale, non lo dovresti importare, perché comunque è destinato a morte certa. Quella è una roba che deve andare nelle mani dei ricercatori per riuscire a farci una riproduzione seria, e in futuro, tra 20 anni, quando quello in mare non ci sarà più, e non ci sarà più, quando quello in mare non ci sarà più, il ricercatore avrà avuto la possibilità di fare un studio su un crinoide, una dendroneftia, e sono infiniti gli animali che non dovrebbero arrivare in vasca. Quindi sì, la responsabilità è un po' condivisa, è un po' quel privato che non si informa, allo stesso tempo si dovrebbe informare l'importatore, però è vero pure che ci sono diversi tipi di importatori. C'è quello che vuole assolutamente risparmiare, fare un po' di banditismo, un po' di contrabbando, facciamo girare questi coralli, ehi, prezzo più basso, aspetta che ti faccio, ti trovo in intrelazzo. E c'è quello che dice, no, aspetta, io sporcarmi le mani non voglio, quindi prendo pesci da fornitori seri, coralli da fornitori seri, pesci sul posto di allevamento, tutti, quanto più posso. Stimolo chi fa riproduzione, stimolo chi fa allevamento. Non vado a fargli la guerra a chi ha la basettina. Ogni basetta di corallo, lo so che qua mi crocifiggeranno tutti i negozianti e gli importatori, ma ogni basetta di corallo scambiata tra due appassionati è una basetta di corallo in meno che ha volato su un aereo per 10.000 km fino a noi. Ora, fare la guerra a queste persone è volere andare contro noi stessi, perché noi oggi stiamo profittando del fatto che c'è l'abbondanza, e già oggi comunque lo vedete voi che l'abbondanza non c'è più, avete visto i ban che ci sono stati, l'innalzamento dei prezzi, sta andando tutto, se ne sta andando tutto, sta finendo. Quindi siamo alla frutta, abbiamo un momento per renderci conto che siamo alla frutta. Minchia, la acquariofilia l'ho conosciuta 10 anni fa, in 10 anni fa è cambiata totalmente. Questo era un animale che non costava niente, si trovava con un'abbondanza esagerata, non si trova più, vietato, il ban delle rocce. O si trova con dei prezzi fuori norma, esatto. Quindi, ma, cioè, secondo... Sì. Ma secondo te questo fatto di riprodurre in cattività i pesci, o anche avendo le possibilità
creare una colonia madre di un corallo, non dico in casa, però in vasche grandi. C'è anche una possibilità di reintrodurlo nell'ambiente naturale oppure rimane sempre una questione di cattività per la bellezza di avere a casa e non rovinare l'ecosistema che già stiamo rovinando, oppure possiamo ripopolare una cosa del genere? È una domanda particolare, particolarmente interessante, su cui c'è della finezza dietro, nel senso, noi abbiamo fatto in passato i pesci pagliaccio, gli ocellaris. Quello non è un pesce che ritornerà mai in natura. E il suo scopo non è di ritornare in natura, il suo scopo è di limitare i prelievi di quelli wild. Quindi ogni animale che viene prodotto riduce il prelievo. Oltretutto, un'altra cosa. Se noi dobbiamo importare 1.000 pesci pagliaccio dall'Indonesia, non è che ne arrivano 1.000, eh? Ne arrivano 800 all'importatore, 600 al negoziante, Ne pescano 400. mille, però all'inizio ne sono Sì. stati pescati 1000. Sono stati pescati 1.000 e sono stati messi nelle bocce dell'esportatore 1.000 pesci. 100 gli muoiono là in giro, 100 gli muoiono nel viaggio, 100 muoiono all'importatore, 100 muoiono al negoziante, 100 muoiono là. Alla fine di questi 1.000 pesci ne sono rimasti 100, cioè uno su 10 arriva. Gli altri 9, cioè non li vediamo nemmeno. Non so se vi è mai capitato di essere più o meno in un'importazione di Apogon. Noi sapevamo che gli Apogon erano un animale particolarmente delicato, particolarmente difficile da importare. Abbiamo detto, questo sarebbe un animale interessante a riprodurre, perché l'importazione è veramente tosta. Ne prendi 100, te ne arrivano in vasca tua personale 10. Oh, ne ho ammazzati 90? Cioè sono responsabile della morte di 90 pesci e non li vedo. Vedo solo quei 10. Quindi noi che siamo più o meno dietro le quinte, li abbiamo visti quei 90, ma il consumatore finale non lo sa cosa porta ogni singolo pesce. Quindi lo scopo della riproduzione in cattività è più tutelare le specie, togliere i prelievi, ridurre i prelievi in natura, quindi ridurre il nostro impatto, il nostro sforzo di pesca, la pressione sulle popolazioni naturali. L'altra cosa che hai detto è dei coralli, estremamente interessante. La cosa che hai detto dei coralli, se da un punto di vista non possono essere reintrodotti, è già da un punto di vista legislativo è un macello. Vi dico solo che se volete reintrodurre un luccio in un fiume italiano, vanno fatte delle analisi genetiche su esattamente il luccio per capire, per essere certi che sia una genetica autoctona, che non ci sia dentro dei geni di luccio americano. Quindi, ma la favola per rimettere un luccio in un fiume italiano è un macello, in un lago italiano è un macello. È così di tutto. Quindi rimettere il corallo in natura non passa tanto. Però il bello di avere i coralli in cattività e poterci lavorare in cattività è che si possono selezionare, come vi dicevo, genetiche particolari. Tutti avete avuto in vasca durante un episodio di sbiancamento, che non auguro a nessuno, che però a chi ha acquari da tanto gli sarà successo, dei bleaching massivi, delle reti passive, uno, due, tre coralli che inspiegabilmente resistevano. Quegli uno, due, tre coralli che inspiegabilmente resistevano, quelli sono la base della ricerca, la base della reintroduzione in natura, perché in questo momento questo si sta facendo, cercando di selezionare esemplari, magari le stesse specie, però genetiche diverse, che hanno delle capacità di resilienza, che hanno dovuto a infinite cose, al loro microbioma, alle alghe con cui sono in simbiosi, dovuto a mille cose. Il fatto che in cattività si può arrivare a toccare con mano un corallo che lui ce la può fare. Allora, il già sapere che lui ce la può fare ti dà la possibilità di dire: aspetta, lui ce la può fare, facciamoci della ricerca di sopra, perché è capace che domani, quando non ci sarà più niente, sarà lui che rimetteremo a mare. E quel Ma corallo là. questo non è contro natura. Cioè, Sì, è per questo ti dicevo che il discorso è fine. Io non sono. non è Sì. una selezione che sto decidendo io, cioè, fra Assolutamente virgolette. sì. Assolutamente sì. E io non sono per questa strada. E purtroppo, come abbiamo detto prima, siamo dei bambini appena nati, non sappiamo bene cosa stiamo facendo. Noi possiamo benissimo selezionare un corallo resistente all'acidificazione, a quello che poi crea uno scompenso a livello ecosistemico molto più grosso del fatto che noi l'abbiamo reintrodotto. Quindi, ok, sì, ci ha rifatto la barierina, ha
ok, ci sono quattro pesci che ci rifanno le uova dentro, ma poi il suo corallo che ha fatto? Ha partecipato all'estinzione di altre 10 specie che magari si sarebbero riprese, ha portato qualche patogeno. Esatto, questo è l'allevamento di coralli oggi per la reintroduzione in natura. Quindi noi oggi selezioniamo roba che tiene per un giorno in futuro poterla rimettere a mare, ma i limiti sono sempre quelli, a parte che il primo limite è questo: noi siamo piccoli e il mare è grande. Noi siamo piccoli e il mare è grande, vuol dire che di basette da 3 centimetri andarle a ripiazzare su una superficie grande quanto l'Italia, che ha sbiancato in 6 mesi, cioè la grande barriera australiana. Ma quanti ce ne vuole? Quanti dobbiamo essere a farlo? Quanto devono investire le nazioni? Quanto deve essere importante a livello economico e perdonatemi il termine, ma a livello proprio umano, quanto deve essere importante per garantire questo sforzo così grosso? La superficie dell'Italia a basette da 2 centimetri? Quindi io supporto tutte le realtà che si occupano in qualche modo di conservazione, anche la reintroduzione in natura, perché la reintroduzione in natura, sai che Alberto, può essere fatta bene o male. In Nuova Caledonia stanno facendo per esempio questo, in questi anni, recentissimo, c'è stato uno sbiancamento grossissimo nel 2019, in alcuni mangrovieti alcuni coralli sono riusciti a tenere a un pH di 7,5, bassissimo, quando si dice che a 7,4 è finito tutto, sono riusciti a tenere. Ora loro li stanno tenendo, studiando, riproducendo, cercando di reintrodurre in un ecosistema che è a 100 metri da là. Ok, qua c'è il mangrovieto, a 100 metri c'è il margine della barriera, li reintroduci lì. Lì già stiamo facendo meno un azzardo che prendere coralli da qui, a raffazzonare un pochino con una genetica che viene all'Indonesia, una che viene allo Sri Lanka, una alle Maldive, una alle coste africane, una all'Australia. Brum, questo glielo mettiamo Taiwan. Questo lo mettiamo, quindi, come hai detto tu, è una modifica umana. C'è sempre il rischio, è una correzione, c'è sempre il rischio che di fare più danni. Sbaglio è un po' come quello che abbiamo fatto negli anni con il cibo, con le piante che ci nutriamo, con il frumento, con il mais, sì, con i pomodori. Vai a selezionare quella cosa che probabilmente è più bella, non, dal punto di vista nutrizionale non lo so, perché non lo so, ma sicuramente più bella, più produttiva, più pesante, il pomodoro più rosso, il grano più che riesce a fare 4 raccolte all'anno piuttosto che uno, che poi ovviamente per il cibo subentra la qualità e subentra la nostra salute. Però io mi sembra di aver capito che più o meno il ragionamento è quello, il meccanismo è quello. Purtroppo sì, il rischio è proprio questo. Il rischio è proprio questo, di reintrodurre roba che non reintroduciamo esattamente per l'ecosistema, ma per tutelarci noi, nel senso vogliamo che il corallo faccia da barriera alle onde che si infrangono su un paradiso fiscale dove i grandi del mondo hanno investito milioni di euro, gli ripiantiamo, che ne so, la digitata rossa. Lo riempiamo di digitate rosse, quelle alla fine, sto facendo degli esempi, quelle alla fine magari fanno più danni che altro. E noi magari non ci interessava realmente tutelare la biodiversità, magari ci interessavano solo i soldi, l'economia, e purtroppo l'uomo è regolato da ste cose, quindi mettere in mano, cioè il rischio è questo, purtroppo è regolato questo, per fortuna esistono persone, per fortuna ringrazio il cielo, che non guardano questo, non gli interessa assolutamente, i soldi per loro sono quello che serve per nutrirsi, per avere un tetto sopra la casa e dei vestiti con cui coprirsi al freddo, e che lo fanno no, solamente per scopi nobili, quindi la gente è ignorato di fare un intrallazzo irradiandolo col cesio per farlo riattecchire e poi prendersi finanziamenti in giro per il mondo. Il corallo va a prendere la specie che c'è di lato, ci prova a fare gli esperimenti, riesce a tenere, non ho fatto troppe modifiche, ho fatto qualche piccola selezione, la rimetto 100 metri più in là, quindi la genetica è sempre la stessa, non ho toccato niente. Lo scopo è, purtroppo sì Alberto, ma come andare contro la nostra natura, purtroppo, se non renderci conto di quello che siamo e cercare di forzarci, perché io capisco benissimo, non posso biasimarli quelli che gestiscono il globo, perché siamo tutti uguali,
La differenza tra di noi è chi lotta contro i propri istinti da predatore. Interessi. Tutto sì, ha un interesse, tutto ha un interesse, tutto ha un prezzo, sì, purtroppo. Poi sai... Tu invece è pronto a dire no, sono pronto a sacrificarmi perché questa cosa è sbagliata. Potrebbe anche essere, secondo me, che chi sta cercando di migliorare, cioè stanno cercando di migliorare il futuro, chi il futuro non lo vedrà. Cioè, passami sì, il ragionamento. Sì, assolutamente. Praticamente è così. Sì. Ma proprio per lasciare i nostri figli quello che... Io vi dico una cosa, sono più piccolo di voi. Io le luci le ho viste una volta. Cosa intendi dire? Cosa intendi dire con questo? No, solamente che dico, sono il più piccolino, quindi comunque ne ho passate molte meno di voi. Io le luci le ho viste una volta sola nella mia vita. Ragazzi, una volta sola nella mia vita ho visto le lucciole. Noi da piccoli, io qui da piccolo andavo con la retina e li mettevo dentro il barattolo. Vabbè, è stata colpa mia, quindi non ci sono più. Sei tu il responsabile, Alberto. Scusate, pubblicamente vi chiedo scusa. Scusate se vi interrompo, però io avevo piacere a riprendere un attimo il discorso pre-lucciola di Alberto, diciamo. Perché secondo me comunque ha un aspetto significativo. È vero il rischio, diciamo, che corriamo attraverso una risemina, no? Se vogliamo, della barriera irresponsabile, perché comunque la natura è un ecosistema che arriva a un equilibrio in milioni di anni, quindi importantissimo è preservare questo equilibrio. Quindi deve essere fatto questo in modo molto responsabile. Sì. Però c'è anche un vantaggio che... A mio avviso, il lavorare su queste, diciamo, su questa metodologia va a, diciamo, a impiantare nella nuova generazione, no, che di magari dei figli che vedano che te lavori, diciamo, con questa prospettiva, e quindi ecco che la nuova generazione acquisisce, diciamo, il concetto da, esatto, viene, non dico indottrinata, ma viene instradata sulla corretta via, sì, esatto, e quindi, e diciamocelo francamente, le nuove generazioni, i nostri figli, i futuri figli, forse saranno sono la nostra unica speranza, perché purtroppo... Sì, lo vedranno in automatico certi meccanismi. Noi sì, l'abbiamo già rovinata, esatto. Sì. E poi un altro concetto, per preservare, no, per evitare, come dicevi prima, di impiantare solo digitata rossa, no, non conviene, diciamo, acquisire la genetica più possibile ampia di tutti i coralli, diciamo, di, come ti posso dire, di archiviarli, e quindi avere sì, un magazzino genetico del più vasto possibile, diciamo, panorama di corallino. Sì. Assolutamente, io Marco, è questo alla fine il fondo di tutto, cioè una cosa, come vi dicevo prima, come hai detto anche tu, stimo moltissimo quello che hai detto, lo scopo è quasi più abituare le nuove generazioni e farlo entrare nella testa delle persone, l'utopia è all'orizzonte, per quanto camminiamo quella si allontana di un passo, quindi a cosa serve? Serve proprio a camminare verso di lei, quindi è proprio questo il... Sì, rimpiantate, sì, fate ricerca, sì, rimetteteli a mare, cercate di muovere le cose, ma allo stesso tempo, come hai detto tu, perché? Perché serve? Perché serve per farci entrare in testa, serve per continuare ad andare avanti, per farci aprire gli occhi, e allo stesso tempo, come hai detto tu, è un po' il fondo del discorso che volevo fare stasera, con i vostri coralli possono fare la differenza. Il progetto che mi tiene infinitamente a cuore è proprio questo, la banca dei coralli. Avendo perso un poco, diciamo, le speranze, tra virgolette, io sono un poco più, non voglio dire pessimista, però cioè, preferisco considerare la peggiore delle ipotesi in modo da già lavorare nella direzione giusta. Nel senso, se mi dico, vabbè dai, domani non succede niente, non faccio nulla oggi. No, domani va tutto male, quindi io ci lavoro per non farlo andare male. Bene che va, andrà male, ma sempre meglio di se non avessi fatto niente. La banca dei coralli. La riproduzione dei coralli in cattività.
Ora, la banca dei coralli permetterebbe, ed è un progetto che ho da una decina di anni e che spero di riuscire a realizzare anche con l'aiuto dei privati, degli acquariofili, degli appassionati, anche perché cioè, siamo noi ragazzi che ci interessa, non gliene frega niente a nessun altro, di tutelare in cattività quante più specie possibile, quante più genetiche possibile, perché dietro queste specie c'è, stiamo perdendo un patrimonio genetico inestimabile, una quantità di biomolecole, di studi di farmaceutica, di biomedicina incredibili che stiamo perdendo giorno per giorno. Stiamo arrivando, stiamo vedendo che stanno scomparendo. In questo momento, secondo me, va benissimo rimetterli a mare, va benissimo lavorare in quella direzione, supporterò sempre questi progetti. Ma io personalmente, io proprio Nicola, personalmente, ora starei a fare... Salviamoli, mettiamoli in cattività. Il Cauderni lo stavamo salvando così. Un altro poco, non lo inserivamo nella UCN, in natura si estingueva. Oh, per fortuna ce l'avamo in cattività. Tra mille anni, un giorno che l'uomo avrà cambiato completamente la sua coscienza ecologica, magari lo potremo anche reintrodurre, quindi tutelare queste specie nella Banca dei Coralli. Banca dei Coralli è un progetto che mi sta infinitamente a cuore, che è fortunatamente un po' in giro per il mondo, sta iniziando a svilupparsi, ma noi vorremmo fare proprio questo, creare una struttura, raccogliere quante più possibile, quante più genetiche possibile di coralli, in modo da tutelarli in cattività, farli crescere, e su questo dare la possibilità ai ricercatori di fare gli studi che saranno fatti dopodomani, tra 10 anni. Quindi di continuare studi su biomolecole che potenzialmente, se oggi non li tuteliamo in cattività, domani le abbiamo perse, genetica persa, molecola persa, possiamo rimetterci a giocare con le provette per riuscire lontanamente a imitare la natura, lontanamente. Quindi l'idea sarebbe questa, una struttura, il mio sogno è questo, ora ve lo dico perché così mi aiutate a farlo realizzare, un chiedi e ti sarà dato, il mio sogno è questo, una struttura mega galattica, super tecnologica, impatto zero, deve produrre più energia di quanta ne consuma, dobbiamo regalarla l'energia in giro, deve produrre più di quanto consuma, deve fissare la CO2, pannelli fotovoltaici disposti lungo la struttura per impedire l'eccessivo irraggiamento. Allo stesso tempo crescita di microalghe e ricerca sulle microalghe, che anche là c'è un mondo. Le microalghe sono uno degli argomenti più belli, più interessanti per riuscire a tutelarci in questo futuro incerto. A un punto di chissà se riusciremo a parlarne con te in un'altra live magari. Ragazzi, a me piace partecipare, parlare, mi piace. Poi voi mi state molto simpatici e quindi se mi volete ringraziare... Ti ringraziamo, come no? A noi fa piacere. Anche a me fa piacere. Anche perché gli si sono illuminati gli occhi, diciamo, appena abbiamo toccato questo argomento. Sì. No, è il mio sogno. Perché parlavamo di banca, no? Interessi, le banche, allora sai... Non è vero, cioè gli abiti li uso solamente per coprirmi dalla pioggia. No, davvero, oggi facevano sarcasmo sul gruppo, scherzavano, ti stai stirando la giacca e la cravatta, ho detto perché non posso venire con la felpa Decathlon, maglietta Decathlon e pantalone Decathlon, perché ne ho 6 esemplari tutti uguali, 6 belve nere, 6 pantaloni neri, tutti Decathlon, per me non ha nessuna importanza, quando saranno sbrindellati li butterò, no neanche, non li butterò, cercherò di farci qualche cosa, pur di non buttarli. Sì, ognuno le sue psicosi, ragazzi, le sue psicosi. Comunque, ha ragione, dottore. Ogni volta che sento questo dottore mi esce la lacrimuccia di sangue. A proposito di psicosi. Comunque, fatemi finire la cosa dei coralli, perché mi aiutate a fare il desiderio. Ora io in questo momento lo sto dicendo a voi, in modo che rimanga nella testa di tante persone. Tante persone sperino in questa realtà e questa realtà si realizzi. Questo è il mio sogno. Questa struttura super tecnologica dove si riproducono coralli, si tutelano le genetiche, si fa partecipare anche il grande pubblico. Sì, dona il tuo piccolo corallo. Quando la vasca ti salterà, tocco legno per averlo detto, e ferro, scusatemi anzi, non posso rimangiarlo, mi dispiace, ormai è live. Quando la vasca salterà, avremo la genetica di questo corallo, te la ridiamo indietro. Ti facciamo una bella targhettina con il tuo nome, hai contribuito a salvare gli oceani. Ok, ragazzi, è una goccia. Ma una goccia, siamo 9 miliardi a breve. 9 miliardi di gocce, già, ok, non mi aspetterò di avere... 9 miliardi di gocce, ma dico, l'unione fa la forza, da soli non possiamo fare niente.
Io personalmente da solo questo progetto non lo posso realizzare. Per questo stiamo muovendo quante più persone, stiamo cercando ma di ragionare. Ma è realtà questa cosa? Sì. Questa cosa qui, è già realtà? Allora, esistono in giro nel mondo, c'è qualcosa che... è un'idea campata per aria tua, voglio dire, oppure è qualcosa che ha un fondamento e se, da qualche parte nel mondo stanno già partendo con questa idea? Guarda, a me... Mi sembra anche Veron, no? Esatto, cioè anche nel mondo... Veron mi sembra in Australia... Sì, in Australia, anche in Inghilterra ce n'è una interessantissima. No, li stanno facendo un po'. Allora, a me è venuta come idea nel mio cervello, campata in aria per idee utopistiche che chissà se si realizzeranno. Però nel frattempo... Magari anche sì. Sì, in questi anni nel frattempo si è mosso, è un'idea che ha preso e stanno iniziando a crearsi delle piccole realtà del genere. Allora, onestamente, io vorrei farla italiana, sarò campanilista, ma eravamo la punta di diamante dell'acquariofilia europea, se non quasi mondiale, la punta di diamante, cioè stavamo a pari passo con la Germania, ok? Lo so che la sto buttando un po' troppo campanilista, però... Va bene però, così, ogni tanto ci sta. Ma l'Italia ha avuto delle eccellenze nella storia, cioè, io onestamente la vorrei fare italiana, vorrei che non è un progetto di una sola nazione, tutti devono collaborare in mezzo, però cioè, onestamente sapete che cosa? Magari lo stanno facendo in giro per il mondo, ma lo voglio fare io, voglio partecipare, e siccome ho già un altro lavoro, o lo unisco al mio lavoro, lo faccio come un'estensione, lo faccio insieme, oppure dovrei lasciare il mio lavoro, abbandonare questi 10 anni di sacrifici e sofferenze, tragedie, insonne notturne, per andare a lavorare altrove in un progetto. No, voglio farlo, lo facciamo noi. Cioè, alcuni degli acquari più belli del mondo, dai ragazzi, non voglio fare troppo il campanilista, però l'Italia si merita un posto che attualmente sta perdendo, e se anche in ogni piccolissima cosa bisogna cercare di puntare al massimo, e penso che ce la possiamo fare, onestamente, tutti insieme, cioè. E la base è questa, eppure la fine del discorso, mettendo da parte il nostro essere italiani, cioè il nostro problema è che comunque viviamo di guerre tra di noi, l'acquariofilia italiana si è frammentata in un milione, in una costellazione di stelle, perché? Perché ci sono dei personaggi tossici che creano guerre tra gruppi, antipatie, gelosie. Perché c'è astio, Nicola, c'è astio, c'è rancore, c'è non credo sia cattiveria. No, proprio conflitti inutili, perché io credo che ci siano cose che vadano oltre al personale. Alla fine è una cosa che non riguarda più noi, me, no, noi sei che siamo in questa live e le persone ci stanno seguendo, è che riguarda proprio, cioè, la nostra specie. Ok, è una piccolissima cosa, io sto parlando dello sbiancamento delle barriere, dell'acquacultura, come se fosse quello che cambierà il mondo. Ognuno nel suo micro settore, viviamo in un'epoca in cui tutto è settorializzato, io nel mio micro settore vorrei questo, vorrei che la smettessimo di odiarci tra di noi, cioè che ci stringessimo tutti su un'idea comune. Alla fine la base di idea comune è un'idea positiva ed è un'idea molto più grande di noi singoli. Vorrei che scomparissero, che ci si radunasse tutti sotto un'unica missione. Cerchiamo di fare una cosa bella, cerchiamo di fare una cosa bella e di cambiare le cose, cerchiamo di superiamo tutti ora ragazzi, io non ve lo dico perché è inutile che ne parliamo, ma ognuno di noi singoli ha avuto le sue scottature in quest'ambito. Ne parlavo oggi con Alberto, nel 2011 era quel messaggio che mi ha fatto abbandonare per sempre l'ambito e che mi ha fatto comunque rinchiudere un po' nel mio mondo. Ma io prima del 2000, io iniziavo nel 97, dal 97 al 2011 seguivo tutto quello che scriveva la vecchia scuola e li apprezzavo, li stimavo, oh ma che bello, sì, oppure io voglio partecipare, ero un bambino e vi seguivo che scrivevate, guarda che bello il suo acquario, guarda sta facendo un esperimento su quello, si è distrutto tutto. Io ora non mi sento l'arroganza e la pretensione di poter rimettere tutto insieme, però magari se utilizziamo un progetto bello, un progetto in cui è una roba nuova ed è un progetto che non c'entra niente con niente, è semplicemente una cosa bella, possiamo partecipare tutti in una cosa bella
senza per forza ricordarci del passato, senza per forza aggredirci. Questo mi piacerebbe, mettere da parte astio, invidia, lotte, guerre, per un progetto bello, uno scopo comune. Tutti noi siamo appassionati di acquario, tutti noi vogliamo fare la nostra parte per non sentirci responsabili. Non sarebbe bellissimo? Io sono estremamente felice che voi mi abbiate invitato questa sera. Mai avrei potuto pensare di fare un live in passato. Ne sono estremamente felice. Vorrei che continuasse così. Sentimenti belli, bei sentimenti. Noi di Reef World siamo onorati della tua partecipazione e di tutto. E sposiamo anche questa causa, perché io dico sempre che se ognuno facesse qualcosa nel suo piccolo, allora tu dici: io faccio qualcosa nel mio piccolo, sì, però il tuo piccolo è piccolo per te, ma la grande azienda, il suo piccolo, che è piccolo per lei, è molto più grande per te. E così una reazione, esatto, si innesca una reazione a catena, che il piccolo, sì, io sono piccolo che butto via la mia, che non compro la mia singola bottiglia d'acqua di plastica, io. Ma l'azienda non compra le sue 100.000 singole bottiglie d'acqua e la grande industria non produce le sue 500.000 bottiglie di plastica. Questo con la bottiglia di plastica, ma potrebbe essere un po' per tutto questa cosa qui. Se io evito di prendere questo pesce, perché so che questo pesce, ragazzi, non compratelo perché non è adatto alla vasca. Parliamo della Stella Marina, parliamo della Stella Marina. Nonostante sia palese, lo sappiamo da tanti anni, che ce ne saranno forse due, tre che vanno bene nelle nostre vasche, nonostante questo continuano a importarle, continui a comprarla e continua a morire, perché lo sappiamo. Allora facciamo in modo di non prenderla, facciamo in modo che non dico che gli muoia al negoziante, perché è brutto da dire, però facciamo in modo che stia lì. Se non c'è richiesta, rimane lì. Se rimane lì, alla prossima spedizione, vara, no, non serve. Alla prossima festa, basta la richiesta. Sì. Alla prossima pesca gli dicono non prenderla, non pescare più queste, perché ce le teniamo noi. Allora, invece di tenercele noi, teniamole alla natura. Sì, infatti, sì. Anche in mano ai ricercatori, anche perché loro, i ricercatori, hanno un animale super delicato, almeno hai la speranza che... Cioè io una dendro NFT, onestamente, al ricercatore gliela darei a occhi chiusi. Sì, pigliati tutte le dendro NFT che vuoi. Ti prego, fammele campare per 10 anni in acquario, ti faccio una statua d'oro. A quel punto, ok, le dendro NFT saranno allevate, cominceranno a girare, non ci sarà più. Ma che la prenda un privato, gli fa la foto... Ah, e poi muore. È rimasta solo la foto. Una in mano, due in mano, mille in mano. Sì, comunque, la parte è bella, come hai detto tu. Non prendiamola, lui non la importa più. Facciamo la nostra piccola parte, la piccola parte di uno, di un altro, un risveglio di coscienza, una cosa positiva, una gentilezza, un sorriso. Alla fine, cioè, il mondo può essere bellissimo. Anche perché c'è tanto di bello, senza andare a pescare, cioè senza andare a prendere la cosa chissà, come per la serie, mangi tutti i giorni caviale tu? Non credo. È la stessa cosa, cioè facciamo in modo di far sfruttare quello che abbiamo, magari anche gli allevamenti. Gli allevamenti, spingerei molto, e questo ora lo posso dire finalmente con serenità, perché l'allevamento per noi è diventato una parte marginale. Noi continuiamo a fare allevamento, ma solo per ricerca. Però una volta, appena dicevo dobbiamo spingere sugli allevamenti, diciamo: ah, perché vuoi vendere i tuoi pesci? No, onestamente poi non li vendo neanche ai privati. E poi non vi pensate che quando io ci ho messo 9 mesi per far arrivare questo pesce a sta taglia e lo vendo a prezzo grossista, ci sto guadagnando, non ci sto pagando manco le spese, ci sto pagando. Quindi oggi lo posso dire: spingiamo sugli allevamenti, spingiamo sugli appassionati. Prima ha pubblicato AquaTube, lui è un grande, Davide Burzo, lui è un grande, lui fa riproduzione di un sacco di specie, lui sta... Cioè, mi vedo poi lui, perché lui sta facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto noi, che è una croce, lui, Davide. È una croce questo percorso, lui è da solo. Io ogni volta che lo vedo gli dico,
Davide, non sai quanto ti stimo perché io non ce l'ho. Ma hai visto, quanto pesa quello che ha scritto? Sì. Leggi cosa ha scritto. Sì, no, no, l'ho letto, meraviglioso. Ad ogni nuova vita che riusciamo a far nascere, riportiamo indietro di un attimo le lancette dell'estinzione. Sì, questo. Magari una citazione, però. Noi dovremmo spingere queste realtà, dovremmo aiutare queste realtà, anche perché, cioè, veramente, se io sono riuscito a tenere in questi anni, è per quelle persone che mi hanno incoraggiato, mi hanno detto bravo, continua, perché se no, a livello psicologico, cioè quello che sta facendo Davide, a livello anche di sforzo fisico, non si riesce a tenere, è una vita spaventosa, cioè non si dorme la notte, si dimagrisce giorno dopo giorno. Cioè, non vi dico che io a Vulcano con la mia socia ci bevevamo una caffettiera intera, ma di quelle da 24 tazze, cioè, ogni giorno, ma per tenere in piedi. Ma la normalità per noi era mangiare una sola volta alle 6 di pomeriggio. Quindi quello che sta facendo lui, cioè, noi dobbiamo incitare le persone così, che provano a fare qualcosa. Va bene, ci guadagnerà pure perché è il suo lavoro. Ragazzi, ma a me è onesto, se una persona, a parte che non si guadagna come le persone pensano, perché il pesce al privato viene venduto 300 euro, ma tu non lo vendi al privato, lo vendi al grossista, che lo rivende al negoziante, che lo rivende al privato. Quindi dividiamo per 6 il prezzo finale. Dividiamo per 6, ti rendi conto che stai riproducendo scalari. Cioè, stai facendo gli scalari, va, il prezzo di uno scalare. Quindi tu mi stai dicendo... E quella triglia di prima che è il pesce angelo, cos'è? Il pesce pipistrello. Ok, è il pesce pipistrello. No, scusa, il cardinale, sì. No, è proprio il pesce pipistrello, quello lì che non è, quello che non è adatto alla mia vasca, quello che praticamente io ho pagato 200 euro e probabilmente chi l'ha pescato gli avranno dato, che ne so, un dollaro o che ne so, una roba del genere, però io sto pagando la distruzione del pianeta, la sto pagando, oltre che a pagarla cara moralmente, la sto pagando cara anche proprio i soldoni. E lo sai, alla fine morale della favola. La sto finanziando. Sì, ci stiamo sporcando le mani. Ma lo sai anche che... Tutto sommato, nonostante l'astio che c'è un poco verso i negozianti, verso gli importatori, lo sai alla fine noi a chi stiamo pagando? Stiamo pagando Air Indonesia, Emirates, cioè stiamo pagando le compagnie aeree, perché quello che costa veramente sono quei 10.000 chilometri su un aeroplano. Ma quanto costa andare in vacanza in Indonesia? Quanto lo vogliamo non pagare? Non lo so, io non, so, non lo so, perché io non sono mai andato. Io manco. Io dico, ma quanto costa? Alla fine noi non stiamo pagando, cioè, di tutto questo, i soldi non gli arrivano al pescatore, non gli arrivano all'esportatore, non gli arrivano all'importatore, non gli arrivano al negoziante. A chi gli arrivano? Alla compagnia aerea. Perché il negoziante ci mette la luce. Oltretutto che quei 10.000 chilometri hanno smerdato mezzo mondo, perché l'aereo non è che va ad aria. Perfetto, esatto, non è che va a caramelle, va a cherosene. Esatto, perfetto. E quei poveri animali si sparano 20 ore là sopra a girare attraverso il mondo. E magari succede una cosa e quei 40 box per un qualche bega di documento doganale rimangono fermi sotto al sole in Australia. Arrivano 40 box di poltiglia marrone. Oh, abbiamo perso 1.000 pezzi di selvatiche. Cioè, quindi comunque, cioè, l'obiettivo sarebbe fare dell'acquacultura nazionale, fare dell'acquacultura sul posto, prendere una volta la madre australiana, talearla e basta. Non si prende più dal mare, si prende quella. Chi fa quel lavoro si converte in acquacultura. E l'acquacultura, ragazzi, cioè, ne possiamo parlare noi. Una volta che la vasca ti gira bene e che va tutto bene, i coralli li poti. Dico, no, non vale la pena investire in quello piuttosto che continuare a dargli i soldi alle compagnie aeree e immaginarsi alle tonnellate di barili di cherosene che volano in aria avanti e indietro, dogana, finanzieri. Cioè, quanta gente sta lavorando per questi animali, i CITES. E quanto inquinamento sta girando in più. Come? Quanto inquinamento stiamo facendo in più? Pure, minchia, il sacchetto di plastica dal primo all'altro, il sacchetto di plastica da lui all'altro, il sacchetto di plastica dal negoziante al privato, il sacchetto di plastica, cioè, 4 sacchetti di plastica ogni pesce,
dico, ora io non voglio farla troppo ecologista, anche perché capisco i limiti, sono una persona pragmatica, lo so che da questo discorso sembra che io sia della cosa, là, come si chiama quell'associazione che ci vuole fare chiudere tutti. L'associazione ci vuole fare chiudere tutti, allevatori, basta animali esotici, ma statevi zitti. Comunque, sai cosa? In Indonesia hanno provato a far viaggiare i pesci su sacchetti di carta, però non riuscivano ad arrivare all'aeroporto perché si squagliava la carta, quindi è stato un po' un problema per quello. Purtroppo ancora non abbiamo soluzioni, perché purtroppo per il vivo ancora non esistono soluzioni. Vabbè, però sai che io non voglio cambiare tutto, voglio semplicemente dargli migliorare. Quel briciolo di coscienza, esatto, migliorare poco alla volta. Ci sarà un'azienda che farà un sacchettino ecosostenibile compatibile con l'amido di mais. Ok, l'amido di mais non abbiamo coltivato campi interi di monoculture diserbati a glifosato della Monsanto. Vabbè, sempre meglio che una cazzo di industria che prende la plastica, prende il petrolio, lo spande nell'aria per tirarci fuori plastica, lo mescola a mille prodotti chimici terribili. E comunque quello pieno di glifosato, un po' facciamo sacchetti e un po' ce lo buttiamo nell'acqua che bolle. Quindi esatto. Non so cosa sia migliore, se mangiarlo o far sacchetti, e se proprio dobbiamo dirla tutta. Sai che io sono in questo lato, perché si dicevo che sono un poco cinico di questo? Da un lato sono contento, lo sai perché? Perché noi non vogliamo aprire gli occhi, siamo arrivati, allora, l'acquacultura è il futuro nel mare ci sarà solo plastica, l'acquacultura è il futuro. Io all'inizio sono nato per fare il ripopolamento, le persone nel 2022, non lo capiscono. Dico, ma io perché li devo rimettere in mare? Ma che fanno cose? Ma poi che faccio? Me li posso ripescare? No, è una zona protetta. Ma allora? Non solo, spartimi fai la zona protetta che non ci posso manco pescare. I soldi come li faccio? Io ho una famiglia da mantenere. Dico, quindi a un certo punto lo sai cosa mi dico io? Arriviamo sull'orlo del burrone. Arriviamo là davanti. Arriviamo a quando siamo grandi. Qualcuno cade, qualcuno cadrà. E a quel punto apriamo gli occhi. Ma allora a sto punto... Basta, non faccio più niente, arriviamo all'orlo del burrone, quando ci arriviamo vi dico, figlioli, ora lo vogliamo fare? Ora siete pronti? E facciamolo, perché cioè, le nozioni ce le abbiamo da 50 anni, abbiamo aspettato altri 50 anni, allora arriviamo all'orlo del burrone, continuiamocelo a mangiare il glifosato, continuiamoci a mangiare il coso della Cargill, continuiamo a utilizzare i prodotti della Dow Chemicals, azienda che ha contribuito a fare la gente arancia e a spargerglielo sul Vietnam, fare venire tutti i bambini storti. Lo sapete, ma giusto una cosa così. Lo sapete che le membrane, aspetta, fammi vedere se è Bontron o Filmtech, ma mi sa che è Filmtech. Lo sapete che la membrana Filmtech la produce l'azienda Dow Chemicals che ha fatto la gente arancia, ha sterminato una quantità di poveri vietnamiti nell'arco? Dico, quindi le membrane Filmtech non ve le comprate più. Allora, Filmtech, aspetta, non voglio dire una minchiata, Dow Chemicals, vediamo se sono loro. Sì, Nicola, te lo confermo io, la Dow Chemical è la proprietaria della Filmtech. Perfetto, quindi le membrane Fintech non le compriamo, perché quella è brutta gente, persone brutte. Ora mi vogliono citare. Oh, agente arancio l'avete fatto voi, è scritto su Wikipedia. Agente arancio, malformazioni fetali agente arancio. Non è che lo dico io, eh? È là, pubblico. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo di cambiare un po' quelle cose. Incrociamo le dita, andiamo tutti insieme verso... La mia ragazza mi dice, stai calmo, smettila di buttare bombe a mano. Sì, signora socia, doveva dirglielo prima, ormai è troppo tardi. Vabbè. Cioè, infatti direi, siamo arrivati a un'ora e venti di live. Esatto. Quindi è volata torniamo... la serata. Sì, è volata la serata, ringraziamo Nicola e mi fa molto piacere perché i concetti, diciamo, di ecosostenibilità e questi concetti sono alla base, diciamo, del nostro essere Reef World, quindi ci troviamo pienamente d'accordo. Per riallacciarsi a uno, diciamo, dei primi pensieri di Nicola, un secondo alla volta riusciamo a riportare l'Overshooting Day al 31 dicembre, quindi non sarà niente quel secondo, ma tutti insieme possiamo farcela. Sì. Importante è prenderne coscienza, quindi diciamo avere
un atteggiamento, un comportamento sostenibile per il pianeta, che poi è la nostra casa, quindi è inutile girarci intorno. E come diceva, se no, altrimenti Nicola, arriviamo al burrone. Poi lui dice sì, fermiamo e smettiamo di far tutto, speriamo di non caderci. Quindi prima iniziamo, meglio è. Ecco, e quindi... Ecco, io vorrei concludere questa serata lasciando un po' riflettere tutti gli utenti e chi vedrà questa la live in registrazione un po' su questi concetti. E oggi ci siamo noi, domani ci saranno i nostri figli, dopodomani i nostri nipoti, quindi ecco, cerchiamo di preservare il nostro pianeta. Wow. Quindi voglio ringraziare ancora Nicola per la disponibilità e il tempo dedicato, e allo stesso tempo anche tutti gli altri membri dello staff che hanno permesso questa bellissima live. Speriamo di rivederti magari con qualche altra tematica, oppure ci spieghi, ecco, il tuo progetto della Banca dei Coralli, che mi sembra che già te la sogni la notte, da come la descrivi. Sì. Dettagliatamente, Marco, alla fine Reef World è nata proprio per questo, per fare acquariologia diversa, per portare avanti altre cose che non siano le cose basilari che erano state inventate tanto tempo fa, affrontare più campi, più tematiche, ecosostenibilità, e portare avanti dei progetti che sicuramente aiuteranno tanta gente in futuro magari. Esatto, non a caso siamo hashtag acquariologia diversa. Quindi appunto. Con questa concludo e do la buona serata a tutti. Grazie mille. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie a voi ragazzi.